Caro allenatore, che ora sei così lontano, qui non sai quante volte manca la tua mano, con quel tuo pollice in su. Adesso le partite sono sempre più insidiose, e quando perdi puoi dimenticare tante cose, tra cui la tua dignità, che è data e tolta. Amici del calcio dilettanti, un buon pomeriggio qui da Pian di Macina per questa gara di andata dei play-out della seconda categoria, girone I di Bologna. Si affrontano i padroni di casa della Pianorese contro il Vado Monzuno. Partita importantissima per salvare una stagione per la Pianorese, da giocarsi in due match di andata e ritorno, come detto il primo qui da Pian di Macina, secondo domenica prossima proprio a casa del Vado Monzuno. Ora ancora il Monzuno, c'è degli esposti, Roccatello, scusate, attenzione, il tiro, la parata già di Marquez sulla prima occasione per il Vado Monzuno, seguito qui da un buon gruppetto di tifosi. Ricordo ancora 0-0 questo primo tempo di play-out, gara di andata. Una rimessa un po' pigra, quella di rigore, attenzione, che fischio dell'arbitro questo, che fischio questo dell'arbitro. Comunque adesso si va a battere il calcio di rigore, non abbiamo veramente capito. Il tiro spiazza il portiere, il numero 4 Bertusi, c'è il gol del Vado Monzuno. Ancora degli esposti, prova per Cipriani, il passaggio per Rositani, ma è ancora Cipriani che prova a lottare. Casale, palla per Giovine, attenzione, con una bella finta, si libera dell'uomo, e il gol, il pareggio di Giovine, con un grande gol. Stava giocando bene adesso la Pianorese in questi ultimi minuti, l'1-1. Importantissimo, grande finta di Giovine, che ha mandato al bar il diretto avversario, con un bel destro ha battuto Righi, quindi siamo 1-1. Prova, aveva forse lo spazio per andare al tiro, ma buon momento questo della Pianorese, il pallone è ancora... La palla è buona, attenzione, prova il tiro e il fondo della rete. Che occasione questa per la Pianorese di passare in vantaggio. Grande scambio al limite dell'area, poi probabilmente Valerio è il giocatore che ha avuto l'occasione, aveva saltato molto bene il portiere, sembrava veramente tutto fatto, poi al momento della conclusione sull'esterno della rete fermato. Attenzione, c'è un'azione offensiva proprio a Marzano, nuovo entrato, il tiro di Marzano, la palla è molto lenta, c'era stata una buona azione qui del contropiede della, attenzione, Casale che prova una Veronica. C'è Casale sul pallone, Giovine si allontana, la palla però è per lui, attenzione perché c'è una disattenzione della difesa del Monzuno, non ne ha approfittato la Pianorese. Ora un altro cross, prova degli esposti, il tiro, la palla comoda per Righi, buona occasione quindi ancora per la Pianorese, perché sai, il lancio lungo, Casarini, per Rositani, è buona, ha un 1 contro 1 Rositani, interessante, prova ancora Rositani, il tiro di Rositani, la palla in fallo laterale, aveva attraversato tutta la porta, è stata veramente un'altra grande occasione questa per Ale, Roccatello, Casarini, e fischia l'arbitro.
Quindi vanno a riposo Pianorese e Monzuno 1-1 il termine del primo tempo con i gol del numero 4 Bertusi su un calcio di rigore, ha pareggiato Giovine, ma buona Pianorese in questi primi 45 minuti, a tra poco. Secondo tempo qui a Pian di Macina, 1-1 tra Pianorese e Monzuno, un bel primo tempo, una bella Pianorese nei primi 45 minuti, in particolare nella seconda parte. Ora Valerio, va lui, doppio numero di Valerio, attenzione, la palla è buona per... Cosa ha fischiato l'arbitro? Attenzione, un fuorigioco veramente, non ci sembrava. Attenzione, ancora Rositani, attenzione, buona la palla questa, attenzione, la palla è per... Valerio, attenzione, il tiro e la rete ancora di Giovine, passa in vantaggio la Pianorese, che è rientrata in campo veramente alla grande con un Valerio strepitoso, protagonista di questo inizio di secondo tempo, e quindi 2-1 con la doppietta di Giovine. Andiamo un attimo a raccontare, qui stavolta l'azione l'ha fatta Rositani, che ha dato la palla a Valerio, che non ci ha pensato due volte, è entrato in aria, ha tirato il parata di Righi, ma sulla respinta corta è arrivato Giovine, che così con la sua doppietta adesso non deve fermarsi perché sembra propizia la giornata. Attenzione, c'è Roccatello che prova ad andare. Arriva prima Roccatello, il calcio di rigore! Il calcio di rigore per la Pianorese! Era riuscito ad arrivare prima proprio Roccatello! La spinta da dietro! Parte Giovine e il gol! 3-1 per la Pianorese, hat-trick per Giovine! E adesso si fa veramente interessante la partita, perché, attenzione, grande inizio di partita di secondo tempo per la Pianorese. Freddo Giovine che ha spiazzato il portiere. Il pallone è buono, stavolta interviene Casarini, poi scivola ancora... il Monzuno, il tiro, il palo e la rete, il 3-2 del Monzuno, difesa della Pianorese veramente in questa occasione molto deficitaria, si è lasciata sorprendere da una verticalizzazione neanche troppo difficile da capire. Ancora Rositani, prova ad andare, il cross in mezzo, il pallone che arriva dall'altra parte a Giovine, il Giovine proprio al momento del tiro, attenti su questa fascia, intanto Rositani, la palla è per Giovine, attenzione, sembra buona, attenzione che gol che si è mangiato la Pianorese. Ancora Giovine, ma gran palla di Rositani, ancora Giovine che era provato, ha provato a inserirsi ancora. Ora un po' in difficoltà la Pianorese in questi ultimi minuti dopo il 3-2. Varano, questo rilancio sbagliato, uscita di Marquez, il tiro e la rete.
Cosa ha fatto ancora una volta la difesa della Pianorese, veramente una roba incredibile, incredibile. Essere 3-3 in questa partita è veramente un insulto, incredibile. Incredibile, veramente. Ha fischiato dopo 3 minuti di recupero che non si è giocato un minuto, ma va bene così. 3-3 per questa gara di andata, davvero grande rammarico per questo risultato. Ci si gioca tutto, servirà una impresa nella partita di ritorno domenica prossima. Caro allenatore, che ora sei così lontano, qui non sai quante volte manca la tua mano, con quel tuo pollice in su. Adesso le partite sono sempre più insidiose e quando perdi puoi dimenticare tante cose, tra cui la tua dignità che è data.